La parola adesso a Umberto Ranieri, che ha avuto un antico legame di vicinanza, di amicizia con Emanuele, un legame che ha attraversato anche dei momenti in cui di sofferenza, perché Emanuele, il libro con Claudio Petruccioli è ricco di accenni in questa direzione, non riusciva a capire le ragioni di alcune scelte e quindi si interrogava. Come persone che lui stimava, che considerava, come dire, vicine, avessero potuto indirizzarsi in un certo modo, ma poi precisava anche sempre che restava la loro stima, restava il loro affetto, restava il suo affetto, la sua considerazione verso di loro e forse anche in questi ultimi periodi si potrebbe ragionare, forse anche qualcosa di più, qualcosa di più. La parola a Umberto Ranieri. Grazie Gianni. Ma insomma, spero che si senta la mia voce perché ho qualche difficoltà tecnica. Ma Caluso, è stato detto, era un combattente politico della sinistra italiana, dotato di una intelligenza politica acuta, lo ricordava Claudio, ma insieme anche di una grande umanità. È stato un uomo libero, che ha amato la vita e le sue gioie, la soglia avanzata della vita raggiunta non gli ha impedito di continuare a interrogarsi sulle sorti della sinistra, a battersi per rilanciare una sinistra che lui voleva si ispirasse a idealità socialiste, una sinistra aperta all'innovazione, ostile al populismo, alle miserie, alle volgarità del populismo. Una sinistra che ripudiasse il giustizialismo, si battesse per una modernizzazione del sistema giudiziario nell'ottica liberale di un equilibrio dei poteri. Emanuele, io credo, non abbia mai avuto smanie di protagonismo. Ha diffidato della personalizzazione sfrenata della politica. Il suo era un richiamo alla serietà, al senso di responsabilità verso il paese, verso i lavoratori. Io sono sicuro che avrebbe apprezzato molto lo stile di Mario Draghi e l'appello alla responsabilità nazionale. Aveva scelto il Partito Comunista durante la guerra nel 1941, ancora in clandestinità, e ricordava sempre con fierezza di essere stato un sindacalista nella Sicilia di quegli anni, gli anni degli assalti della mafia di Giuliano alle organizzazioni del movimento operaio. Poi fu dirigente di quella straordinaria comunità umana che fu il Partito Comunista nei suoi momenti migliori. Collaborò con Togliatti, con Longo, con Berlinguer, anche con Natta. Collaborò lealmente, ma senza conformismi, senza acquiescenze burocratiche. Provò sempre a esprimere il proprio pensiero. Emanuele fu e restò un togliattiano fino all'ultimo. Di Togliatti esaltò nei suoi scritti il realismo, la intelligenza politica, il senso della responsabilità nazionale. Ne scrisse a lungo, cercando di non tacere i limiti di quella straordinaria personalità, misurandosi anche con i silenzi di Togliatti sullo stalinismo, le sue incertezze e contraddizioni. Emanuele fu legato fortemente a Giorgio Napolitano, fu legato da comuni pensieri politici, da un'amicizia intensa. Apparteneva alla stessa generazione di Raiklin, di Tortorella, di Chiaromonti. Avevano 20 anni e furono conquistati dalla politica di ricostruzione dell'Italia portata avanti dal partito guidato da Togliatti. Furono comunisti italiani, dove l'aggettivo ha sempre significato
assai più del sostantivo. In Emanuele, rispetto ai suoi coetanei, dirigenti del partito, autorevoli, ci fu una maggiore e diretta conoscenza, io credo, della durezza della vita. L'aveva appresa Emanuele nella sua Sicilia, nell'esperienza sindacale, i braccianti, i zolfatari. Non li dimenticò mai. E ancora nel 2019, il 1° di maggio, li evocò parlando a Portella della Ginestra. Non vi abbiamo dimenticato, disse Emanuele. Emanuele, io credo, abbia compreso tra i primi che fosse indispensabile uscire dai vecchi confini del Partito Comunista. Fu migliorista. Lo rivendicò contro chi trasformò quella parola in un disvalore. Ne scrisse, difendendola, con i suoi due grandi amici, Paolo Bufalini e Gerardo Chiaromonte. Si batté per andare oltre quei confini, ma sostenne che c'era soprattutto un gran patrimonio anche morale nella storia del PC, dedizione, coraggio, fierezza, che non andava disperso. Insomma, il passato non andava rimosso se si voleva rendere comprensibile il percorso difficile compiuto per giungere dal Partito Comunista a una nuova forza politica. La ricerca autocritica sulla storia del Partito Comunista in Emanuele fu schietta. Scrisse anche dei suoi errori, degli anni del conformismo. Ne è testimonianza lo straordinario dialogo sul PC con Petruccioli, edito poche settimane dalla sua scomparsa. Tuttavia, egli combatté contro una campagna di svalutazione della esperienza storica di quel partito. In quel libro, nella ricostruzione che egli fa del proprio ruolo e della vicenda storica del Partito Comunista, ricorda il lavoro dei miglioristi e forse dei miglioristi fu allora, insieme a tanti limiti che abbiamo ricordato in più occasioni, anche una illusione che fu anche di Emanuele, fu di Napolitano, fu di Gerardo, un'illusione su cui resse in una certa misura la nostra posizione, la nostra battaglia, una sopravvalutazione degli elementi riformisti nella storia del Partito Comunista Italiano. E quindi un'evoluzione possibile e relativamente rapida ad assumere i caratteri di una forza socialdemocratica, quando invece probabilmente le cose erano più difficili e sarebbe stato un'impresa, secondo alcuni, impossibile, se penso a quanto sostiene Salvatore Veca, un autorevole studioso e protagonista anch'egli con i suoi interventi negli anni della svolta della trasformazione del partito. Io vorrei anche dire che un Partito Comunista e il PDS da un certo momento in poi non furono molto generosi con Emanuele. Anche questo va ricordato. Oggi tutti giustamente ricordano ed esaltano il suo ruolo, la sua passione politica, la sua dedizione. Ma negli anni conclusivi della storia del PC, poi nei primi anni del PDS, verso Emanuele ci fu anche ostilità, maldicenza. Fu mandato nelle elezioni del 92 alla sconfitta elettorale a Palermo, lui che era stato un vero dirigente, capo dei comunisti in Sicilia e a Palermo. Negli ultimi anni, su alcuni aspetti della vicenda politica italiana, Emanuele
le ragioni della irruzione di Renzi nella vicenda politica italiana, per esempio, non condivise alcuni miei giudizi, ebbe parole severe, con franchezza e senza infingimenti, lo disse e lo scrisse. Educato alla sua lezione di lealtà e franchezza nella discussione politica, io provai, anche se, lo confesso, addolorato di questa incomprensione o di questa tensione che si era determinata tra Emanuele, provai ad argomentare le mie ragioni. Forse riuscimmo a capirci, forse ci aiutò l'antico affetto, la stima che egli aveva di noi un tempo giovani riformisti, partecipi della battaglia per la svolta alla fine degli anni Ottanta. Ci incontrammo e discutemmo a lungo a Orvieto nel 2019, dove Emanuele fece un intervento splendido, parlando in piedi, a braccio, 40 minuti, accolto da ovazioni e ricostruendo con lucidità la vicenda politica e le ragioni di una ricerca di contenuti e politiche per ridare un ruolo a un Partito Democratico che sembrava averlo perso nel rapporto con il populismo. Poi ci sentimmo a telefono durante la clausura contro il Covid. È peggio degli anni di guerra, mi disse. Ci sentimmo ancora fino a quando, parlandogli del mio libro dedicato, del mio libro sui 100 anni dalla fondazione del PC, dedicato ad Emanuele Macaluso e a Giorgio Napolitano, mi disse che non stava bene. E avvertì allora che la fatica e la stanchezza di una vita da combattente della sinistra si facevano ormai sentire. Ho concluso, voglio ricordare che con Emanuele era bello discutere e a me colpiva la sua disponibilità al dialogo non solo sulla politica, ma sulla vita, le difficoltà, le ansie, i dolori dell'esistenza. Ricordo il suo dolore quando scomparve suo figlio. Era bello discutere con lui, era bello farlo negli incontri conviviali dinanzi a un bel bicchiere di vino rosso. Emanuele guardava con fastidio ai miei bicchieri colmi d'acqua. L'acqua non ti farà apprezzare mai il sapore del cibo, mi rimproverava. Ci mancherà Emanuele, ci mancherà molto. Grazie.